Unsustainable Fashion Event ospita Pia Lauri di Capri, davvero una bella realtà napoletana che affonda le radici già nella seconda generazione di talenti nell'arco della moda. Sì, io da piccolina, infatti già la mia mamma e il mio papà in questo settore, da piccolina mi innamoro di quello che è la costruzione praticamente del capospalla maschile, perché ritengo che sia proprio come un progetto ingegneristico, tant'è che il nostro punto di forza e i nostri punti di forza sono lo zero punto di colla e lo zero idrocarburi, e quindi diciamo che l'ergonomia viene appunto ottenuta attraverso proprio insomma dei tiraggi di bindelli tutti rigorosamente lavorati a mano e delle interfodere assolutamente naturali come pelo cammello, crine cavallo e quant'altro. È bello, ecco, come riuscite a coniugare innovazione e tradizione. Sì, fantastico, le radici della tradizione sono di base e quindi insomma le ritengo fondamentale, quindi da qui anche diciamo l'esperienza fondamentale dell'alta sartoria napoletana, ma sicuramente io ritengo anche che sia assolutamente necessario l'innovazione, oltre che alle esigenze oggettive o soggettive, ma sicuramente anche quelle della evoluzione, se vogliamo, insomma, dello stesso corpo diciamo maschile, che come sappiamo insomma, diciamo insomma, noi abbiamo proprio come punto di forza quello dell'ergonomia per conferire questa grandissima, diciamo, come dire, vestibilità e quindi leggerezza, e come proprio dimenticare che si abbia insomma una giacca indossata. Come vi orientate, ecco, nella scelta proprio dei tessuti? Il tessuto sicuramente deve essere sì di base assolutamente naturale, infatti i nostri plus, uno dei nostri plus è proprio lo zero idrocarburi. Infatti noi come Pia Lauri Capri non scendiamo assolutamente a compromessi, tant'è che ho fatto realizzare anche proprio come filo di cucitura un poliestere riciclato, un 120, titolo 120, quindi sottilissimo, che abbia quindi chiaramente la tenacia e quindi insomma possa mantenere la cucitura stessa, e tra l'altro fondamentale per noi è anche proprio la filiera appunto insomma degli stessi tessuti, sia di origine animale ma anche vegetale. Per quanto riguarda quegli animali, sicuramente insomma ecco i 100% naturale, ma anche la tutela degli animali stessi. E questo è fondamentale un po' per tutto l'ambiente, per tutto il mondo, per l'attenzione che mettiamo anche onorando questa causa. Vedo che insomma fate tante cose, c'è anche una nuova fibra tessile un po' fatta con le alghe, quindi c'è qualcosa anche di detox per il corpo umano? Assolutamente, infatti diciamo l'idea mi è appunto insomma ecco venuta, ci è venuta proprio in questo periodo di chiusura, questo periodo dei vari lockdown. Infatti abbiamo purtroppo insomma ecco ahimè dovuto insomma come dire diciamo insomma abbiamo avuto questa sensazione di pesantezza, e quindi con tutti questi diciamo insomma accumulo di radicali liberi eccetera, e con un gruppo proprio insomma di ricercatori napoletani abbiamo insomma ecco intercettato la possibilità di poter realizzare questa fibra, insomma ecco questo tessuto. Infatti all'esterno è un 100% cotone biologico, all'interno invece abbiamo del liosel, del sisel, che sono appunto insomma derivanti proprio dalla cellulosa degli alberi, oltre che ancora proprio il sisel da quello che è l'alga marina, con tutti quelli che possono essere i benefici della stessa. Infatti essa stessa è proprio un diciamo un aiuto naturale alla pelle, perché è decongestionante eccetera. Ma grazie davvero per queste notizie in anteprima che ci dà. Vedo che c'è un modello d'eccezione che può farci vedere proprio realizzati e indossati uno dei vostri modelli di punta. Oh, sì, infatti questo è un modello in cetrella. Come si può notare, io ho voluto assolutamente che si svuotassero insomma ecco le spalle da spalline eccetera, proprio per non ostacolare i movimenti. C'è sempre la qualità ingegneristica. Assolutamente, quella è una costante importante. E poi tra l'altro ecco il valore aggiunto, perché chiaramente non essendoci punti di colla incollati, infustati, sicuramente l'altissima traspirabilità delle stesse insomma ecco, infatti lui non so quanti gradi, penso un 32 gradi, non ha diciamo insomma ecco problemi percepiti. 22 22 grazie a entrambi allora per la sostenibilità e per l'innovazione.